Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come mai sapete, io sto aspettando il mio Vicopter Falcon, nel senso che adesso i pezzi hanno iniziato a essere spediti, io ho saldato ovviamente pagando con PayPal perché non mi fido totalmente della Zero Robotic, ho saldato diciamo quello che mancava per completare il pagamento del mio Vicopter Falcon, che dovrebbe essere spedito appunto nel mese di novembre. Ma c'è una novità: adesso la Zero Robotics, che non fa più acquistare il drone nel suo sito come invece aveva fatto con il preordine che avevo fatto anch'io. Ovviamente chi mi segue sa tutta la storia che c'è dietro a questo drone, che è iniziata quasi 2 anni fa. Adesso ci sono delle novità anche per quanto riguarda appunto la possibilità di acquistarlo. Lo si può acquistare su Banggood. Il prezzo ovviamente non è più quello del lancio, perché io che l'ho diciamo preordinato 2 anni fa con appunto il prezzo agevolato per il preordine, in cui avevo dato un acconto di $100 con il saldo poi finale, a me il Vicopter Falcon è costato circa €600, più o meno la cifra che ho dovuto sborsare è questa. Mentre adesso che c'è la possibilità di acquistarlo direttamente su Banggood, anche se vi dico subito che i pezzi disponibili su Banggood sono attualmente finiti, quindi stanno aspettando che gli arrivino dei nuovi quantitativi, il prezzo è di €1320, quindi capite che il prezzo è davvero aumentato di tanto, più del doppio di quello che io ho pagato per diciamo il mio ordine, non per il mio drone perché non l'ho ancora, quindi parlo di ordine. Però la cosa positiva è che se diciamo i pezzi sono stati consegnati a Banggood, vuol dire che comunque è iniziata una catena di distribuzione. Poi possiamo discutere sul prezzo, che sicuramente a €1320 è un investimento davvero alto per un drone che si conosce poco, per un drone sì innovativo che mette tantissima curiosità perché è finalmente qualcosa di diverso da tutto quello che è diciamo il mondo dei droni attuali, dove praticamente c'è un'evoluzione ma non un'innovazione. Qua invece c'è proprio un'innovazione ed è un'innovazione davvero interessante, però è sicuramente una cifra talmente alta a questo punto di €1320 che potrebbe rendere difficoltoso appunto decidere di acquistare questo drone, perché la cifra è davvero importante per un drone sia come marchio, che ovviamente non ci può dare delle garanzie di assistenza e via dicendo, che non ci danno neanche altri marchi cinesi che hanno diciamo magari ancora più mercato della Zero Robotic, e poi sicuramente anche un discorso proprio di questo drone come non è. €1320 si acquista davvero di tutto attualmente a livello di droni, mentre con la cifra che l'ho pagato io di circa €600, allora ci può stare il discorso di avere un drone davvero molto innovativo e non un'evoluzione di droni già esistenti. Quindi ragazzi, questo era solo un video per mettervi al corrente che se volete acquistarlo o se siete curiosi di vedere l'evoluzione delle vendite dal punto di vista del prezzo, perché poi magari arriveranno anche i coupon sconto, perché come sapete su Banggood arriva veramente di tutto, quindi vi invito a iscrivervi al canale, soprattutto al mio canale Telegram Offerte, dove magari pubblicherò se avrò dei coupon sconto riguardanti questo Vicopter Falcon. Quindi spero di avervi dato delle notizie interessanti anche su questo argomento, che è un argomento che ormai sta diventando sempre più caldo, perché comunque finalmente i prodotti hanno iniziato ad essere consegnati, e se anche Banggood inizia a avere dei pezzi vuol dire che una produzione e le consegne sono iniziate. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciarmi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto novità, spoiler, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, sempre se vi va iscrivetevi lì, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale. Ho aperto anche un nuovo canale Telegram che si chiama Usato Poco da un Nerd e Mezzo, dove metto solo i prodotti che ho recensito, che comunque non posso io tenere tutti i prodotti che mi mandano, anche perché sarebbe uno spreco inutile lasciare lì accantonati, quindi li pubblicherò su questo nuovo canale Telegram che è dedicato solo a questi articoli che ho recensito, che ho provato e che ho utilizzato magari solo 2 o 3 volte. Quindi se vi interessa vi lascio il link anche di questo canale Telegram, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!